continua a crescere. Nel primo trimestre 2016 il gruppo energetico ha realizzato 323 milioni di ricavi e un utile lordo di 35 milioni, superiore del 32,6% rispetto allo stesso periodo 2015. Estra promuove con l'Unione Stampa Sportiva Italiana il premio giornalistico Estra per lo Sport. Il premio è riservato ai giornalisti che con la loro attività mettono in luce nel 2016 le buone pratiche sportive. La banda ultralarga nelle scuole di Campi Bisenzio, grazie ad un accordo tra Estracom e il comune fiorentino per la posa di 7,5 km di fibra ottica. A Prato invece Estracom, insieme a Telecom, sarà il gestore unico della rete Wi-Fi comunale. Nuovo store Estra a Sansepolcro in via 20 Settembre. Il nuovo negozio è aperto la mattina dei giorni dispari e il mercoledì pomeriggio.